Rilanciare l'area dei Sibillini dopo il terremoto. Quattro progetti messi a punto dall'ISTAO focalizzati su formazione, turismo e cultura. Buongiorno e bentrovati dal TGR Marche. Come avete sentito ci sono quattro progetti per il rilancio dei Sibillini. Li ha messi a punto l'ISTAO che punta su formazione, turismo e cultura. Ma per realizzare quello che gli studiosi dell'Istituto Olivetti definiscono un nuovo rinascimento serve anche recuperare il senso della comunità. Ce ne parla Guido Maurino. C'è una storia raccolta durante la realizzazione dello studio dell'ISTAO sui progetti per la rinascita dei Sibillini. Due allevatori di pecore attivi anche nella produzione di formaggi, ancora prima del sisma decisero di mettersi insieme per aiutarsi quando uno dei due avesse dovuto assentarsi per ragioni familiari o di lavoro. Ma subito iniziarono i reciproci sospetti e la collaborazione terminò in breve tempo. Mancava la fiducia, il senso di comunità, proprio quello che, spiega l'ISTAO, occorre ricreare oggi per cercare di rilanciare l'area dei Sibillini dopo il terremoto. Abbiamo inventato un po' il termine del rinascimento, nel senso applicato a queste zone, attraverso un processo che tenda a valorizzare praticamente quello che sono i tesori che nasconde purtroppo i paesaggi, la cultura, le tradizioni. Per cercare questo nuovo rinascimento, l'ISTAO ha individuato quattro possibili progetti. Il primo è quello di una summer school rivolta ai giovani che frequentano le scuole alberghiere. Altri due progetti puntano a mettere in rete l'offerta turistica dei Sibillini attraverso un portale internet e un maggiore coordinamento di eventi e attività nei comuni coinvolti. Infine la creazione di porte d'ingresso alla comunità della Sibilla, che attraverso luoghi simbolo già conosciuti facilitino la conoscenza e la visita del territorio. La Fondazione Cari Verona, che ha finanziato lo studio, è pronta a sostenere ancora i progetti, ma fa appello anche al territorio. Quello che io faccio l'appello a tutti di dire: siamo già in ritardo, tutti, bisogna che facciamo molto più velocemente gli interventi, perché sennò rischiamo di perdere quelle opportunità che nascono, perché se poi il territorio viene dimenticato è difficile farlo recuperare.